Ciao a tutti ragazzi, oggi gireremo una nuova puntata del canale Workout HD. Oggi parleremo in particolar modo dell'allenamento delle gambe. Per comodità, in questa sezione suddivideremo l'allenamento in parte anteriore e parte posteriore. L'allenamento delle gambe è uno, se non sicuramente, l'allenamento più difficile, perché reclutando più fibre muscolari è uno degli allenamenti più intensi. I benefici che possiamo trarne, sollecitando bene questo distretto muscolare, sono sia in termini estetici, di armonia, sia a livello di produzione di testosterone, perché allenando bene le gambe riceviamo una spinta ormonale anche per poter crescere, sollecitare le spalle o le braccia. Adesso andiamo in sala illustrando l'allenamento delle gambe per la parte anteriore con dei principi e delle tecniche che vi spiegherò passo dopo passo. Allora ragazzi, una piccola accortezza: prima di allenare le gambe in particolar modo, come tutti i distretti muscolari, è bene aumentare, innalzare la temperatura corporea per ottimizzare la performance. Di conseguenza, prima di metterci sotto lo squat o il multi power, ci facciamo 5 minuti di bike per innalzare la temperatura corporea. Si aumenta la produzione di liquido sinoviale, avremo una maggiore lubrificazione delle articolazioni mentre eseguiremo la performance. Quindi ci riscaldiamo 5 minuti. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Allora, cominciamo col primo esercizio, c'è un po' di pompaggio. Partiamo con la leg extension eseguendo 3 serie da 20 ripetizioni. Ci riscaldiamo un po'. Allora ragazzi, incominciamo l'allenamento dopo il riscaldamento. Il primo esercizio eseguiamo il sistema a grappolo, ovvero eseguiremo in questo caso 8 ripetizioni con pause di 5 secondi, riprendendo altre 8 ripetizioni, pausa, 8 ripetizioni, pausa, 8 ripetizioni, un totale di 32 ripetizioni. In questo caso eseguiremo lo squat al super squat, la macchina. Ci tengo a precisare che questo esercizio si può eseguire tranquillamente allo squat libero o al multi power. Io do degli spunti, anche nel contesto specifico potete personalizzarlo. A seconda del vostro periodo potete scendere a 6, 5 o portarlo a 10, 12. È anche una questione soggettiva di comodità e anche in base alla vostra struttura scheletrica, ovvero ci sono persone come me che avendo una lunghezza del femore diversa, nello squat classico accentuano lo sforzo sull'anca e sulla schiena, invece in questo caso col super squat sollecito maggiormente il quadricipite, isolando ed evitando le problematiche circostanti. Incominciamo. Nello squat l'accosciata deve essere pari o superiore a 90 gradi. Quando eseguite lo squat, come qualsiasi altro esercizio, lasciate l'ego a casa perché potreste farvi molto male. Il peso è un mezzo per raggiungere comunque risultati, non è preponderante. Se dovete aumentare il peso facendovi male, no, lavorate con un peso idoneo,
alle vostre esigenze. Allora ragazzi, eseguiamo un totale di 4 serie per 32 ripetizioni, ovvero 8, pausa 5 secondi, 8, pausa 5 secondi, 8, pausa 5 secondi, 8. Recupero tra una serie e l'altra 1 minuto e mezzo. Ragazzi, un'altra piccola attenzione, accortezza, bevete tanto, soprattutto durante l'allenamento delle gambe, mantenete idratato il corpo. Se magari vi riesce difficile bere l'acqua, potete utilizzare delle sostanze come il Bolero a 0 zuccheri per aiutarvi a bere e mantenere costantemente idratato il corpo. Continuiamo col terzo esercizio, un biset tra leg press laterale e affondi sul posto. 8 più 8. 3 serie di leg press, 3 serie di affondi, per un recupero totale sempre di 1 minuto e mezzo tra una serie e l'altra. Proseguiamo col quarto esercizio, la leg press inclinata, 4 serie per 8 ripetizioni. Anche qui il movimento è completo, evitate 2/3 o mezzi movimenti. Scalate il peso ed eseguite un range di movimento completo.
completiamo con il quinto esercizio, nuovamente la leg extension, solo con una tecnica diversa. Eseguiremo una variante dell'SST, del Sarcoplasm Stimulation Training. Eseguiremo 8 ripetizioni, scaleremo di peso, altre 8 ripetizioni, scaleremo di peso e ne eseguiremo 5 ripetizioni salendo lentamente, scaleremo nuovamente di peso ed eseguiremo 5 ripetizioni scendendo lentamente, completando con un'isometria. Per un totale tutto questo ripetuto 3 volte, con un recupero tra una serie e l'altra di 1 minuto e mezzo. Allora ragazzi, abbiamo completato il nostro allenamento delle gambe. Fateci sapere se vi piace sul nostro canale Workout HD con un pollice all'insù. Commentate, fateci sapere la vostra opinione. Ci vediamo alla prossima. Un abbraccio.